prendendo il caffè con mio cugino e con altri due o tre amici. L'altra persona, ovvero la vittima, stava prendendo il caffè con i suoi amici quando hanno cominciato a litigare, a insultarsi. E io personalmente ho cercato di fermarlo, ma non c'era niente da fare. In un momento d'ira, mio cugino ha estratto la pistola e lo ha ucciso. Quattro o cinque famiglie sono rimaste Nguyuar per questo sangue versato da mio cugino. Il nostro lavoro è umanitario, senza alcun fine di lucro. È solo una questione di cuore per riappacificare due famiglie tra loro, in nome di Dio, in nome della vita, senza nessun interesse. Solo per fare del bene, con il cuore e con l'anima. Il marito è uscito e ci ha fatto un agguato. Ci ha detto: deponete le armi perché siete tutti e due finiti. Lui ha sparato a mio fratello e lo ha ferito alla gamba. Mi ha detto: hai il permesso di prendere tuo fratello e portarlo via di qui. Secondo il Canun, noi dovremmo esserci vendicati. Ma pazientavamo ancora perché eravamo imparentati. Lui ci fece sapere che ci avrebbe uccisi tutti, come dire, non ne avete avuto abbastanza. Poi, come dire, siamo stati costretti ad ucciderlo. Quello era un omicidio politico. Poi però cominciarono i nuovi conflitti. La droga, la prostituzione, furono assalite le armerie dello Stato. E quando tutti sono armati, l'omicidio è dietro l'angolo. La maggior parte si sono ammazzati inutilmente e per motivi stupidi. Allora, chi regnava? Regnava il Canun. Penso che era un sabotaggio. È un paradosso. La legge fa il suo dovere contro chi uccide? Non ci possono essere due condanne, quella della vendetta di sangue e quella dello Stato. L'onore per noi è la cosa più importante, come dire, gli diamo il giusto peso. Se la legge fiorirà, l'onore non cadrà mai.